I ragazzi avevano un'attenzione troppo elevata in questo lavoro, in questo sport, nel calcio nello specifico non si può insomma avere un'attenzione alta, perché poi quando devi giocare con l'attrezzo, col possesso palla, con i fraseggi, con una tecnica giusta per andare a costruire azioni offensive, è chiaro che se sei ansioso, sei frenetico, sbagli, giochi di prima, non riesci a tenere bene le posizioni, magari il metro, è chiaro che puoi rischiare qualcosa in più. Fra il primo e il secondo tempo, paradossalmente, altre volte magari certe volte usi dei toni, in questa situazione specifica ho voluto solo rasserenare i ragazzi ulteriormente, dargli ancora più fiducia, dargli coraggio, e sono stati bravi perché sono rientrati in campo il secondo tempo, hanno fatto un ottimo secondo tempo con costruzione di manovra, con azioni anche efficaci, pericolose, siamo andati alla conclusione diverse volte, non siamo riusciti a prendere la porta, però insomma quantomeno abbiamo comunque ricercato la vittoria con tutto quello che dovevamo fare, con equilibrio, con testa giusta, con valori giusti. E noi qualche punticino in più alla nostra classifica manca, e questo voleva dire anche toglierlo a qualche altra squadra che è lì sopra di noi, appena a ridosso nostro. Quindi sì, Empoli, anche a Torino penso, due traverse, le occasioni che abbiamo avuto, l'opportunità di pareggiare quella partita, e poi parliamo di un Torino che ha fatto un mercato molto importante. Quindi siamo lì, sappiamo che la classifica è molto densa e dobbiamo solo mantenere equilibrio, mantenere serenità più possibile, perché questi ragazzi, essendoci tanti giovani, hanno bisogno di lavorare con la serenità giusta, perché poi quando vai in campo è chiaro che devi portare quello che fai durante la settimana, e se lo fai con un'eccessiva pathos, faccio un esempio di Lazar che poverino è entrato con un'eccessiva ansia e ha sbagliato le prime 4-5 cose, non riusciva a trovare la posizione giusta e ho dovuto a un certo punto cambiarlo, perché poverino non riusciva a rimettersi in carreggiata giusta, ci stavano entrando in quella zona di campo in 3-4 situazioni, e quindi in questa situazione specifica la capisco, perché a livello emotivo insomma c'è qualcuno che l'ha vissuta in maniera eccessiva, ma nello stesso tempo c'è stata una bella risposta da parte del gruppo e della squadra, che non molla, che vuole cercare di far punti, di ottenere i risultati, ma dobbiamo continuare a lavorare e crescere ovviamente, perché abbiamo ancora margini di crescita. Nei momenti di grande emotività si vedono i campioni, Sorrentino e Gilardino in particolare nel finale hanno fatto grandissime cose. Sì, sicuramente, ma noi abbiamo queste 4-5 chiocce della squadra che devono ovviamente dare esempio giusto, positivo a tutto il resto del gruppo, che è molto giovane, abbiamo la squadra più giovane del torneo, e quindi in questo senso aiutare anche il resto della squadra a poter capire i momenti della partita, a poterli leggere nella maniera giusta, a saperli andare ad affrontare, ad aggredire senza timori o senza paure eccessive, perché solo così possiamo crescere e possiamo anche migliorare sotto altri aspetti. Sorrentino ha detto che i tifosi devono dare anche un apporto maggiore in chiave di fiducia durante i 90 minuti. Lei cosa vuole dire ai tifosi? Ma io tutto sommato io li ringrazio, perché sono stati sempre molto vicini, attaccati, e vivono un momento, anche loro vivevano di particolare tensione, dettato un po' da situazioni particolari, quindi c'è da capire. Noi continuiamo a lavorare, io quando ho fatto dichiarazioni, io sono qui da 2 anni e mezzo, è chiaro che siamo abituati a risolvere le situazioni un po' impicciate, un po' intrigliate, così vogliamo, e quindi dobbiamo continuare a lavorare però uniti, compatti, con maggior serenità possibile, rimanendo sempre e credendo sempre di poter ribaltare le situazioni con l'organizzazione, il lavoro, lo spirito e la crescita di tanti giovani che abbiamo, e queste sono le nostre armi, quindi solo rimanendo uniti possiamo riuscirci.